Gentili telespettatori, oserei dire una puntata un po' anomala, fuori dalle righe, una puntata che, direbbe Lot, che non verte normalmente sulla cultura locale o sui dialetti o sulla natura o su aspetti, diciamo, di feste, cose di questo genere. No, oggi parliamo di argomenti molto più pregnanti, interessanti, di attualità, anche se un po' spinosi. Ma era un po' di tempo che volevo fare una trasmissione del genere, perché da un po' di tempo covavo il desiderio di portare all'attenzione dei telespettatori tutta una serie di tematiche che sono molto scottanti. Diciamo il crimine, i reati, le componenti, diciamo, illecite che permeano anche la vita familiare, che entrano nel tessuto sociale, che molte volte non sono manifeste, non si vedono, ma non per questo non esistono. Sono sorte molte associazioni negli ultimi tempi che si dedicano appunto e che hanno questa particolare sensibilità per le problematiche di questo genere, problematiche di carattere sociale, di carattere psicologico, con risvolti anche nella psicopatologia, nell'ambito psichiatrico. Vediamo quante violenze ci sono nelle famiglie, violenze nascoste, c'erano anche un tempo, basta accendere la televisione e vedere anche certi programmi forensi che fanno vedere così, e per vedere anche come fenomeni come l'incesto, la violenza familiare erano presenti anche tanti anni fa, forse ora sono più manifesti anche per lo strumento mediatico che li diffonde. Bene, associazione Rebus, un bellissimo, un ablativo, un dativo latino della res, no? Della cosa, le cose, da cui viene anche il termine rebus, che appunto mostra questo legame con il significato delle cose. Quindi questa associazione che è nata nel 2014 con sede a Roncadelle, con diverse sedi operative, quella di Paderno, a breve quella di Gavardo e Dello. Queste sedi hanno l'opportunità, tramite uno sportello di ascolto, di dare supporto logistico di primo intervento alle vittime. Cosa significa? Che abbiamo una psicologa, psicoterapeuta, che ora purtroppo, ahimè, non è presente, la dottoressa Elena Corippo, che si occupa del supporto logistico alle vittime che chiedono il nostro aiuto. Perché talvolta confessare, ahimè, una violenza è un passaggio molto difficile. E abbiamo un supporto dal punto di vista dell'avvocato Giancarlo Corbo, vicepresidente dell'associazione, che dà un supporto qualora necessiti di un provvedimento, una denuncia o quant'altro, anche se prima di arrivare alla denuncia esiste, come nello stalking, l'ammonimento. Di solito con l'ammonimento si hanno comunque degli risvolti positivi, perché lo stalker perde quello che è il suo obiettivo, perché è impaurito da questa azione. Mentre invece in alcuni casi lo stalker purtroppo non demorde e ahimè si è diciamo pronti per fare una querela, anche se sempre libera scelta della vittima. Certo. Allora, il primo passaggio che una vittima deve fare comunque è parlare anche con la sua amica, parlarne, perché tenerla nascosta è, ahimè, la cosa più dannosa. Bisogna emanciparsi. Presidente dell'associazione Rebus, Roberta Basalari. Esatto. Benissimo, ecco, era doveroso dire questo. Vicepresidente, dottor Giancarlo Corbo. Avvocato Giancarlo Corbo, benissimo. Coglierei l'occasione per chiedere, appunto, dalla sua perizia personale, dalla sua esperienza personale, se sono cambiati negli ultimi decenni, diciamo dalla casistica, le forme di crimine attuate all'interno dei plessi familiari, dei componenti sociali che prima abbiamo toccato, no? Prima ho toccato alcuni aspetti. Ma allora, negli ultimi decenni non ve lo so dire, anche in ragione della mia età, che non è così anziana. In base alla casistica, ecco, appunto, dicevo.
Diciamo che negli ultimi anni sicuramente qualcosa è cambiato proprio in ragione del fatto che si sono sviluppati dei mezzi come ad esempio i social network che hanno decisamente ampliato questa casistica, per cui se un tempo questi determinati tipi di reati come lo stalking avvenivano con certe modalità, adesso questi mezzi di comunicazione, questi prevalentemente i social network, hanno sicuramente ampliato la casistica ed anzi sono proprio questi nuovi mezzi, questi social network a essere protagonisti di questi tipi di crimini, per cui possiamo assistere oggi come oggi a tutta una serie di fenomeni in cui delle persone, prevalentemente donne, ma non solo donne, vengono sottoposte ad abusi, a violenza anche psichica, proprio attraverso l'utilizzo di questi mezzi di comunicazione che sono sorti da una decina d'anni circa. Mi sorge questo interrogativo: la polizia postale sta attuando qualcosa in questo senso? Ma sicuramente la polizia postale cerca di intervenire in tutti i casi in cui la vittima decide di comunque fare sporgere denuncia. Sfortunatamente però non in tutti i casi la vittima decide o ha il coraggio di sporgere denuncia, per cui vi sono situazioni che si procrastinano nel tempo anche per mesi, per anni, senza che la persona, la vittima abbia il coraggio o la capacità di uscire da questo meccanismo sporgendo denunce e quindi facendo intervenire anche l'autorità o la polizia postale o interessando la magistratura, diciamo. Benissimo, si può attuare una forma di classificazione di questi crimini su base, chiamiamola così, sociale? Cioè, sono presenti solo nel nostro tessuto sociale o anche presso aspetti che hanno a che fare con l'immigrazione, di popoli che vengono da altri contesti, da altri continenti, ecco. Questa casistica com'è? La casistica è sicuramente molto vasta, ma non è comunque collegata, a mio giudizio, alla persona né alla classe sociale, cioè certo. In tutte le classi sociali, bene o male, ci possono essere le stesse problematiche e così allo stesso modo queste problematiche possono interessare sia dei nuovi italiani come possono essere gli immigrati, sia e soprattutto gli italiani che comunque numericamente sono ancora molto superiori rispetto agli immigrati. Bene, ed ora un ospite d'onore. Sì, il dottor Bruno Calabrese, esperto in scienze forense e una persona di rilievo nazionale. Una grande persona di spessore che ho incontrato in questo mio percorso e ho chiesto a lui di collaborare nel mio progetto dell'associazione. E lui, tra virgolette, per grande fortuna, ha sposato la nostra causa. Bene, la sua partecipazione a questa associazione, che tende a sensibilizzare e anche intervenire su questi aspetti, oserei dire, drammatici e di drammatica attualità, l'avrà portata sicuramente a conoscere dei casi particolari per quanto riguarda gli aspetti che abbiamo toccato anche prima, anche la questione delle molestie sessuali e soprattutto quelle attuate in senso parentale, in senso all'interno della famiglia. Cosa ci può dire di tutto questo? L'associazione sicuramente potrà fare tantissimo per snidare certi aspetti, per portarli alla ribalta, per attuare anche un meccanismo di carattere legale in questo senso, ma come diceva giustamente la signora Roberta prima, ci vuole anche una compliance da parte di chi subisce questo tipo di discorso. Ecco, volevo chiedere appunto a lei alcune considerazioni in questo senso. Allora, innanzitutto va precisata una considerazione di natura statistica. I vecchi reati di molestie morali, molestie fisiche, intrafamiliari e non, che si sono poi evolute nella fattispecie del reato di stalking, sul piano statistico sono aumentati. Sono aumentati perché fondamentalmente è aumentata l'incidenza delle denunce, sia quelle
automaticamente, autonomamente effettuate dalle vittime e quelle invece eseguite d'ufficio alla sola segnalazione del reato da parte degli organi istituzionali e degli enti ospedalieri. È stata una grande conquista, soprattutto in tema di violenza sessuale o di molestia sessuale, che la semplice segnalazione della tipologia di reato o del fatto reato debba avere una procedibilità d'ufficio, indipendentemente dalla volontà della vittima. E questo è un elemento emancipativo che è stato frutto di una grande conquista legislativa. Rimane il problema che la tipologia di società attuale porta a incrementare, per una serie di variabili che non sto qui a considerare, a incrementare le tipologie di reato perpetrate dai soggetti maschili a causa di una componente spiccata emancipativa del femminile o delle donne, che comunque instaurano dei forti legami e instaurano anche un desiderio di interrompere quei forti legami a volte con un'immediatezza che la cultura maschile, il mondo maschile, percepisce come lesiva. Nel momento in cui queste lesioni di natura psicologica, morale, si innestano su una fattispecie di patologia, è chiaro che facilmente si innescono i reati di stalking o di molestia. Quindi, primo problema. Purtroppo l'associazione fino adesso è intervenuta sempre a tutela delle vittime e quando la fattispecie di reato doveva essere denunciato ed era già conclamato e quindi è intervenuta nel cercare di creare degli sportelli d'ascolto, fare in modo che le vittime prendessero forza e coraggio e fossero supportate anche psicoterapicamente. E già questo è un grande risultato in una condizione, poi le spiegherò anche il vero problema, in cui alcune fattispecie di vittime, soprattutto quelle minorenni, hanno difficoltà, anzi colludono con lo stalker o comunque con le persone che perpetrano il reato. Colludono in che termini? Nei termini che sono vere e proprie vittime preda e non hanno difficoltà a emanciparsi dal predatore. La vera frontiera che questa associazione vuole affrontare, ed è per questo che ogni tanto collaboro qui, mi chiedono francamente con grande entusiasmo di collaborare, è quello di creare dei progetti e delle attività di studio che possano prevenire l'evolversi del fenomeno, prevenire anche che questi fenomeni si possano sviluppare e accrescere. E le prime forme di prevenzione sono quelle culturali e le prime forme di prevenzione sono quelle di intervento in ambito scolastico. Tra l'altro, proprio in ambito scolastico vengono effettuate le prime forme di stalkeraggio tra coetanei o coetanei più piccoli, comunque tra minorenni. Altra questione molto importante, l'associazione ha un forte legame e anche una piena collaborazione con la Polizia Postale, che qui va detto, quella di Brescia è quella più attiva su tutto il territorio nazionale, quella più fattiva e quella che ha dato i migliori contributi investigativi, tra l'altro pure a livello internazionale, non voglio dire qui le varie forme di collaborazione, ma bisogna riconoscere che la Polizia Giudiziaria che lavora in ambito della Polizia Postale di Brescia ha creato delle forme innovative di inchiesta proprio per poter stanare le molestie, lo stalking che viene effettuato attraverso i social network, attraverso lo sviluppo di algoritmi che potessero poi stanare anche le eventuali tentativi di triangolazione con siti esteri per mascherare
i vari contatti telematici che alcuni adolescenti e adulti facevano. Dovete considerare che adesso c'è questa tipologia di reato di tentativo di adescamento o comunque di vero e proprio adescamento attraverso falsi profili Facebook o comunque social di coetanei perpetrati da soggetti che hanno delle problematiche a sfondo sessuale e che adescano i bambini o i minorenni proprio per poter effettuare poi in una fase successiva la vittimizzazione di questi stessi soggetti che cadono nella trappola. Cadendo nella trappola hanno difficoltà a parlarne con i genitori, hanno difficoltà a parlarne con i coetanei, perché comunque si innesca delle vere e proprie forme di ricatto morale, per cui si sviluppano anche vere e proprie forme di adescamento che portano poi alla sottomissione fisica reale, perché poi gli incontri vengono effettuati di natura sessuale con vero e proprio adescamento. Ora, al di là di questo, ribadisco, le forme di prevenzione nell'ambito scolastico devono essere fatte attraverso la piena consapevolezza di questa fattispecie di reati tra i minorenni, informando della possibilità, dei rischi che l'utilizzo dei social vengono effettuati. Pensi alla tipologia di rischio che una normale mamma che mette delle foto tranquillamente dei propri figli con la possibilità di furto d'identità dei figli stessi, la possibilità che le foto vengano utilizzate anche con fotomontaggio a finalità pedopornografiche. Tenga presente che moltissimi adescamenti riferiti alle donne adulte sono poi finalizzati all'adescamento dei figli che sono stati messi in visione sui social network. Quindi c'è tutto un mondo di perversione che si sta sviluppando attraverso l'informatica, i social network, che ha a sfondo sia voyeuristico, ma che comunque permette di avere un incremento sul substrato di anonimato che tendenzialmente i social network hanno sviluppato, anonimato che si maschera attraverso dei finti profili. L'associazione quindi attraverso di me sta cercando di sviluppare dei progetti che abbiano finalità di prevenzione, di informazione dei rischi cui i normali soggetti, le normali famiglie vanno incontro, e la necessità di monitorare l'utilizzo dei social network che ne fanno i minori, e quindi la necessità di sensibilizzare i genitori. Sul fronte invece dell'assistenza alla vittimizzazione e alle vittime, possiamo dire che questa associazione, pur essendo nata da poco tempo, ha già fatto un notevole salto di qualità nel creare dei centri di ascolto, e diciamolo pure, senza finanziamenti pubblici, senza alcuna possibilità di avere un riscontro economico, ma solo su base volontaria. Quindi vuol dire che alla base di questa associazione c'è un grande entusiasmo degli operatori, e questo va riconosciuto e va anche incentivato, anche perché questi operatori rimangono sempre a rischio di ritorsioni, di ripercussioni, di vittimizzazione pure anch'essi. Le autorità e la polizia giudiziaria e comunque le persone preposte alla sicurezza, bisogna riconoscere che appoggiano l'iniziativa, e questo è di grande elogio e d'aiuto per i membri dell'associazione, ma riconoscono la valenza di questa associazione, carabinieri, polizia e quant'altro, perché hanno il polso di quanto grave sia il fenomeno, è diffuso il fenomeno e sia ancora enormemente silente
la denuncia silente, la possibilità che le vittime si espongano in prima persona a denunciare il reato e le molestie subite o comunque i reati subiti. C'è sempre anche la volontà di soprassedere per non incappare in tutta la procedura giudiziaria che le vede come testimoni contro l'eventuale aggressore o contro la persona che ha perpetrato questo reato, che bisogna riconoscere, e tutti lo dimenticano, che avrà ripercussioni per tutta la vita. Le ripercussioni dello stalking e dello stalkeraggio, o comunque lo vogliamo chiamare, molestie morali, hanno una ripercussione per tutta la vita, perché il soggetto fa un'esperienza di non avere più sotto controllo la propria autonomia decisionale della propria libertà di vita, sì, e che fondamentalmente fa l'esperienza di essere alla mercé del molestatore o dello stalker, che in un certo qual modo controlla la propria esistenza, è costretto a modificare le proprie abitudini di vita e nonostante questo vive nel terrore di poter incontrare, di poter essere vessato. Tenete presente che questo terrore si implementa e si insista anche quando lo stalker effettivamente non effettua alcun intervento, perché l'ha già fatto o perché lo farà domani o in futuro. Quindi fondamentalmente questa è una forma di violenza che è ancora più traumatica delle cosiddette violenze fisiche da stupro, che possono essere perpetrate in un momento, in un arco temporale ben preciso, con un trauma enorme, comunque sia nella sfera psichica che psicosessuale, ma non cambiano le cosiddette abitudini di vita, mentre la vittima di stalking perde i propri orientamenti cognitivi sul piano spaziale e anche temporale delle proprie abitudini di vita. È come se fondamentalmente avesse bisogno di vivere in un altro contesto, perché quantunque lo stalker potesse essere fermato, arrestato, inibito, comunque sarà in maniera fantasmatica sempre presente sul territorio e quindi la vittima sarà sempre inibita. Negli ultimi decenni o anni sono avvenuti dei cambiamenti per quanto riguarda il modo di intendere psicologicamente, psichiatricamente la pedofilia e questi reati, o diciamo non è avvenuto un cambiamento, cioè come si interpreta dal punto di vista psicologico, psichiatrico, colui che compie questo tipo di discorso? Lei diceva che c'è sia in chi compie queste azioni che in chi le subisce una forma di predisposizione, diciamo, psicologica, no? Ecco, però è cambiato qualcosa in senso di indagine psicanalitica, psicologica, psichiatrica per identificare il soggetto che compie questi atti, il pedofilo per esempio, tanto per dire, che agisce sia nel senso dello stalking o anche nel senso proprio fisico nei confronti di minori? C'è una componente che si è ulteriormente evidenziata negli studi moderni o non ci sono novità in questo senso? Te lo rispondo io. Allora, innanzitutto chiariamo una cosa perché è molto importante. Sì. La componente psichiatrica o la componente di patologia attinente alle parafilie, cioè sì, attinente alle forme di perversione, sì, che si sviluppano per una serie di variabili, sia predisponenti ma soprattutto evolutive del soggetto, non alterano la capacità di intendere e di volere. Allora, quindi non è alcuna patologia che sul piano psichiatrico può permettere al soggetto di, tra virgolette, vantare delle scuse per non essere processato o vantare delle attenuanti di pena. Perché comunque tutti i soggetti che compiono l'azione di effettuare una mercificazione, noi in Italia condanniamo anche il semplice possesso di materiale pedopornografico,
Esattamente. Il soggetto è pienamente consapevole dell'attività che compie. Lei mi parlava prima dell'aspetto genitoriale nella sua composizione maschile e femminile che agisce proprio sull'evoluzione, diciamo, dei figli. Ecco, è un argomento un po' spinoso e sa cosa voglio toccare, no? Ecco, le adozioni gay in che senso possono interferire, diciamo, secondo alcuni, nel processo evolutivo della rappresentazione della propria identità in senso maschile o femminile, anche per quanto riguarda i bambini che vengono a trovarsi in questo ambito, e se dal punto di vista giuridico esistono tutte le connotazioni in questo senso, se si è studiato bene, in parole povere, l'argomento, o se si invece per questioni ideologiche, politiche o anche filosofiche vengono sottovalutati questi aspetti. C'è un grande dibattito nella comunità scientifica internazionale, soprattutto quella statunitense, che è influenzata dalla lobby gay, che è molto potente sul piano economico, a tal punto da finanziare anche ricerche. Allora, bisogna riconoscere che non esistono ricerche che suffragano al momento che la tipologia di accudimento genitoriale di una coppia omosessuale, quindi coppia di lesbica o di omosessuali maschi, possa avere una diversa capacità educativa, una diversa capacità di strutturazione delle future identificazioni sessuali o desideri sessuali. Quindi non c'è alcuna ricerca che possa suffragare questa cosa. Invece c'è una marea di ricerche dagli anni 30 in poi di come le gravi o semplici, a volte, mancanze di accudimento e di semplici abbandoni dei minori, di semplici o gravi forme di istituzionalizzazione dei minori, sono prodromiche a gravi disturbi di personalità e a gravi forme di disturbo psichiatrico. Quindi fondamentalmente non è la tipologia sessuale dell'accudimento che può determinare e predisporre in futuro le alterazioni psichiatriche, ma sono le forme di accudimento. Allora, siccome le forme di accudimento eterosessuali, ci sono forme di accudimento eterosessuali di coppie eterosessuali che comunque alterano il futuro sviluppo del minore e predisponendolo alle patologie psichiatriche, quindi possiamo pensare che un'analoga incidenza ci può essere anche nelle stesse coppie omosessuali. Questo che significa? Significa che la tipologia della coppia in sé per sé non ne determina la patologia psichiatrica, ripeto, ma bensì le forme di accudimento. Pensate alle forme di accudimento in cui un genitore ha come sistema educativo la violenza fisica o come sistema educativo la noncuranza, l'abbandono. Il ricatto morale. O anche il ricatto morale. Quindi ci sono queste considerazioni. Per quanto riguarda la forma etica, se questa società, ovvero lo Stato italiano, debba o meno predisporre un sistema legislativo o un sistema dispositivo, una legge che possa permettere o riconoscere alle coppie gay, alle coppie di fatto omosessuali o comunque una volta legittimate il regime matrimoniale di adottare dei figli, io ovviamente come studioso e come ricercatore non voglio esprimermi. Quello che posso dire è che le forme esplicative dell'attuale legge sull'adozione sono così puntate, così orientate a tutelare
l'eventuale adottando, per cui la coppia deve essere, deve passare un rigido protocollo per la verifica se della loro non solo disponibilità, ma anche della efficacia e capacità a occuparsi di un bambino, sono così orientate alla tutela del minore che però sono troppo lunghe. E questo determina forme di istituzionalizzazione molto prolungate. E quindi semmai si dovrebbe trovare un sistema legislativo e pratico, ma le risorse sono estremamente poche, perché l'iter dei processi adottivi si possa effettivamente consolidare e conclamare in pochi mesi, cosa che invece passano anni e le situazioni si evolvono. Altro problema grande è che quasi tutte le coppie sono orientate a adottare bambini in tenera età. Abbiamo minori che da 14 anni in su, estremamente problematizzati, in cui l'innesto in una coppia genitoriale ha una grande incidenza di fallimento. Sì. E purtroppo non c'è una cultura che predisponga le coppie che vogliono adottare un bambino a adottare questi bambini per così dire adulti, anche se minorenni. Paradossalmente magari più bisognosi. Paradossalmente più bisognosi, e paradossalmente più si prolunga l'istituzionalizzazione, più si prolunga il danno a carico della società per le future cure mediche che questi soggetti da adulti avranno bisogno per tutta la vita. Certo. Quindi paradossalmente sarebbe opportuno, per risparmiare le future cure sanitarie, che invece lo Stato si facesse carico di un congruo contributo economico affinché le famiglie adottande potessero ricevere per queste forme di adozione di bambini che over 13 anni e 12 anni. E con queste se ci fosse un contributo stipendiale, noi potremmo comunque avere una grande risorsa di risparmio sanitario per le future patologie. Che queste prevenzione. Noi ci muoviamo nel tentativo di prevenzione. Gentili telespettatori, l'argomento che abbiamo toccato oggi è un argomento un po' desueto rispetto alle solite trasmissioni di Rebelot. Io stesso, per la mia sensibilità all'argomento e per anche una questione di carattere, diciamo, di cronaca attuale, visto tutti gli omicidi e le violenze che vengono citate quotidianamente a carico delle donne sui nostri giornali, nelle nostre trasmissioni televisive, telegiornali e quant'altro. Ho deciso appunto di fare questa trasmissione perché è un argomento estremamente scottante. È un argomento che potrebbe toccare ognuno di noi, perché il meccanismo che scatta così repentinamente e che ci porta ad attuare questi meccanismi di violenza morale, psicologica, emotiva, ma anche e soprattutto purtroppo fisica, nei confronti, diciamo, delle donne, è una componente che può toccare ognuno di noi. Lo sappiamo, nessuno di noi può essere insospettabile da questo punto di vista. Retaggio di un antico modo di pensare un po' maschilista. Certe volte i meccanismi che fanno scattare queste situazioni di violenza nascono da possessività, da forme di gelosia, da forme di presunzione, da forme di percezione del mondo da parte nostra non ben equilibrate. A parlare si è sempre bravi. Anch'io in questo momento potrei essere forse un buon oratore, ma la realtà non è così semplice. Può succedere ad ognuno di noi di avere degli atteggiamenti così che portano a un ambito di violenza, e non è proprio neanche così difficile arrivare anche a situazioni terribili.
Ecco perché ho voluto fare questa trasmissione, per capire un po' di più tutto quello che sta dietro questo fenomeno, per essere un po' vicini appunto alle donne e nello stesso tempo essere vicini anche a chi agisce con lo stalking, con la violenza psicologica e anche con la violenza fisica verso le donne. Sì, perché anche queste persone sono un po' vittime di se stessi e vittime anche forse di un'ignoranza, perché io credo che invece una forma di cultura può aiutare a capire di più la situazione, a mantenere i nervi saldi e a tenere in considerazione le nostre partner, le nostre amiche, insomma rappresentanti del gentil sesso, capire la loro sensibilità e capire anche tante altre cose che normalmente non riusciamo nella vita di tutti i giorni a capire.